Allora, salve a tutti, buonasera. Ci mettiamo un po' più avanti così anche quelli in prima fila ci possono vedere. Allora, noi siamo qui per caso. Siamo qui per caso perché noi non abbiamo mai fatto rievocazione storica, questa è la nostra prima esperienza. Qualche settimana fa abbiamo deciso di buttarci in questo mondo. Siamo incredibilmente invidiosi nei confronti dei nostri colleghi, chiamiamoli così, che sono bellissimi. Siamo stati i primi noi 3 giorni con gli occhi di fuori a guardarli. Complimenti, veramente siete fantastici. Non so se un giorno riusciremo a essere così belli come voi. Noi in realtà abbiamo sempre fatto teatro. Pochi giorni fa abbiamo fatto un teatro interattivo, Romeo e Giulietta. Non so se la conoscete, Romeo e Giulietta. La conoscete, Romeo e Giulietta? Com'è la storia di Romeo e Giulietta? Forza, chi me la sa dire? Romeo e Giulietta, com'è? Sono questi due che succede poi? E muoiono tutti, una strage, esatto, un'opera teatrale su una strage, ma bellissima, dobbiamo dire, una cosa fantastica. Grazie a Claudio che ci ha contattati, siamo riusciti a immergerci in questa cosa, abbiamo riadattato i nostri costumi di scena alla meno peggio e abbiamo cominciato questa esperienza. Volevamo dire una cosa in particolare sulle nostre armi. Noi siamo una specie di, adesso è difficile trovare il termine perché non esiste, una specie di obiettori di coscienza medievali. Perché noi non utilizziamo armi di ferro, le nostre armi sono tutte di gomma, ci teniamo a questa cosa perché riteniamo che anche i bambini, quando gli si dà la spada di legno, ricordatevi che comunque non è un giocattolo, anche una spada di legno ci si può fare male. Esistono delle armi apposite che si chiamano LARP, armi LARP. Consigliamo a tutti, quando comprate un giocattolo al bambino, anche la spada di Zorro, che è di plastica dura, può fare male. Su internet vendono delle armi adatte. Noi in ogni manifestazione che facciamo promuoviamo questa idea di togliere ai bambini spade di legno o di plastica e dare delle spade di gomma che non fanno male. Quindi noi siamo obiettori di coscienza medievali, su questa cosa ci teniamo. Beh, detto questo, Claudio, dimentico qualcosa? No, adesso noi ci ritiriamo, lasciamo qui, facciamo un duello simulato fra un monaco, chi conosce per esempio Dungeons and Dragons sa cosa sono i monaci, e un guerriero medievale. Il monaco combatterà col bastone e il guerriero con Blackout. Ciao! Guerriero con la spada, stai dicendo. Bene, allora accogliamo e facciamo anche un saluto, un applauso a questi nostri amici che comunque sono stati con noi tutti e 3 giorni nella rievocazione che abbiamo fatto al castello. Pochi minuti e andiamo poi tutti a rendere omaggio alla Madonna. Prego. È morto, no? No. Bene. Ok, un applauso al gruppo Anno 1000. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima. Bene, siamo in conclusione adesso.